tutorial di pratico vediamo come poter gestire la licenza. È necessario dover disinstallare quindi quello che è il programma pratico su una vecchia postazione per poterlo poi attivare su una nuova postazione, un nuovo computer. Allora, andiamo sul menu in alto a sinistra. Procediamo innanzitutto a fare un backup per sicurezza, in modo che potremo avere poi dei backup da recuperare per poter fare poi il ripristino in un secondo momento. Poi andiamo su informazioni e facciamo disattiva licenza. Il programma ci chiederà se è sicuro di disattivare la licenza, noi clicchiamo su sì. In questo modo possiamo quindi procedere a installare il programma su una nuova postazione e attivarlo con lo stesso seriale.